Un Rimini cinico batte 2-0 il Real Marcianise e inizia la scalata ai piani alti della classifica. I biancorossi soffrono poco, creano anche meno e vincono con due reti di Frara. Il primo gol del centrocampista scuola Juve arriva già al settimo minuto. Giacomini in contropiede calcia fortissimo, il portiere Fumagalli respinge troppo vicino, comodo il tappin di Frara, Rimini in gol. Rabbiosa la reazione dei campani due minuti dopo. Colpo di testa ravvicinato di D'Ambrosio che non c'entra la porta. Non succede niente fino al 44esimo, quando Pugliesi compie un doppio intervento alla Buffon su tiri di Tedesco e Alfano. Il secondo tempo si apre con un episodio dubbio. Forse Fumagalli ferma l'azione di Giacomini con la mano, forse solo con la faccia. L'arbitro comunque non lo espelle. Il Real Marcianise non è il Real Madrid, ma qualche occasione se la costruisce. Come al 27esimo, quando Pozziello batte un angolo insidioso. Frara, ancora lui, salva sulla linea. Secondo minuto di recupero, contropiede micidiale dei romagnoli. Frara conclude la manovra sotto la traversa. Due vittorie consecutive e una difesa rocciosa. Il Rimini inizia a farci un pensierino.